Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo format chiamato Faccia a Faccia prodotto dalla voce di Bagheria al sito di informazione locale e da Futura Vision, questa web tv. Noi innanzitutto in apertura dobbiamo ringraziare Padovano Mobili che ci accoglie e ci accoglierà anche per le prossime puntate. Oggi, dopo la prima puntata in cui abbiamo ospitato il sindaco Patrizio Cinque accogliamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito Orazio Menta, segretario di Bagheria del Partito Democratico. Grazie allora, a te. innanzitutto facciamo il punto su questi cinque anni dal vostro punto di vista. Qual è il bilancio che voi fate? Ma per noi sono stati anni deludenti, molto confusionari, che non hanno messo alcuna strategia di sviluppo della città al centro. Eh, quello che doveva essere un percorso virtuoso per uscire fuori da una economia stagnante in cui il nostro territorio è piombato dopo ormai anni diciamo, di eh, problematiche lavorative di, eh, sul tema lavoro eh, da questo punto di vista nulla è stato fatto o sono stati affrontati altre problematiche, altri problemi non risolti perché il eh, tema dei rifiuti anche se sicuramente è stato fatto un passo avanti non è assolutamente risolto il problema di Sesto non è un problema risolto, siamo molto preoccupati per i bilanci comunali, sappiamo che sicuramente ci sarà a lavorare, ma soprattutto la criticità maggiore è stata quella di non aver individuato una strategia chiara, di sviluppo per questo territorio che invece negli anni precedenti, ecco, oh, era stata tracciata. Ricordiamo che dal 2001 al 2010 eh, sono stati tantissimi i finanziamenti europei che hanno infrastrutturato, hanno cambiato il volto di Bagheria. Ricordiamo da Palazzo Butera, ricordiamo dal Costumberto, la da Piazza Stazione eh, i finanziamenti sulle artigianali, cioè c'era stato un eh, Bagheria è diventato attrattore di finanziamento di pregio, di progettualità che faceva prefigurare un possibile sviluppo, invece tutto è fermo. In cinque anni questa amministrazione non è riuscita a intercettare un solo bando, ha perso tutto, soltanto in tema di energia sostenibile ha perso qualcosa come 40 milioni di euro. Io penso che sono delle responsabilità enormi e quindi mi pare anche corretto che il sindaco abbia deciso di non, di non candidarsi perché il suo è stato un fallimento clamoroso da tutti i punti di vista. Dobbiamo però comunque sottolineare alcune cose che il sindaco ci ha puntualizzato nella prima puntata del nostro programma, ha detto che partiranno i cantieri per lo svincolo autostradale, la scuola Gramsci e poi relativamente ai bilanci il sindaco ha sostenuto che sono stati approvati ben 11 bilanci, che è partita la differenziata e sono, ed è stata creata questa MB che è una multiservizi per portare avanti una serie di servizi a Bagheria e poi la, le zone blu che in fondo Regolano un, un, una branca secondo me fondamentale, che è appunto quello della mobilità. Allora, andiamo per ordine, perché sì. c'è un po' tutto diciamo, in quello che tu hai detto. Partiamo dai cantieri, diciamo, se siamo a un mese alle elezioni, ancora i, i cantieri devono partire. Sicuramente non penso che sia un buon punto d'inizio. Perché sappiamo che un cantiere a partire occorrono mesi e anni, però non, non ci si può arrivare all'ultimo giorno. Pur di fare la campagna elettorale su un cantiere che non sappiamo se partirà o se partirà mai, perché purtroppo in questi anni siamo stati abituati alla propaganda continua. Quindi, quello sullo svincolo non sappiamo se si tratta dell'ennesima uh, sparata o meno, e comunque probabilmente si tratta anche di un progetto vecchio che io stesso seguì. 15 anni fa. Ma detto questo, penso che eh, aver approvato tanti bilanci ecco, non sia una medaglia al petto, ma sia un semplice obbligo di legge. Invece bisogna chiedere al sindaco, perché sono stati approvati con tanto ritardo, e soprattutto bisogna chiedere al sindaco conto dell'ultima nota della sezione di controllo della Corte dei Conti che bacchetta in maniera clamorosa il sindaco e l'amministrazione proprio sui bilanci e proprio sulla situazione, in particolare il bilancio 2016-2017 su cui non sono stati attuati sufficienti, sufficienti controlli da parte dell'amministrazione. Questa, uh, questo papello della Corte dei Conti di uh, 11 pagine, ecco, il sindaco lo dovrebbe distribuire uh, ai cittadini bagheresi. Per così i cittadini, invece di tenerlo nelle uh, segrete stanze e nei cassetti, e così i cittadini bagheresi potrebbero veramente capire la bontà di questo risanamento. Un risanamento che in realtà non c'è stato. Noi siamo convinti che dall'indomani del, del nostro insediamento quando ci insederemo in Palazzo uh, Comunale. Bisognerà uh, istituire una commissione d'inchiesta sui bilanci approvati da questa commissione sul dissesto, perché noi a Patizio 5 abbiamo chiesto una cosa cinque anni fa, quando vinse le elezioni sulle colpe del passato e sul dissesto. Noi vogliamo sapere chi sono i creditori e l'ammontare delle somme di tutti coloro che, hanno il e di di coloro che hanno provocato il dissesso. Sono passati cinque anni, questi nomi, questi importi e questi responsabili non li sappiamo. Sapete perché? Perché il dissesso è stata una grande balla su cui, è ancora, su cui si è costruita una fortuna elettorale. Ecco, il sindaco oggi, ha detto che da 60 milioni il dissesto è passato sono, a 74 sono, milioni. Sono delle cifre assolutamente fasulle perché l'OSL ha accertato una massa passiva nella prima delibera di 22 milioni di euro che a seguito della sentenza AMIA è ulteriormente ridotto a, il debito si è ridotto ulteriormente a 18-17 milioni di euro che in virtù delle transazioni e dei contributi... Questa ulteriore massa è scesa a 10-11 milioni di euro. Che per un comune come Bagheria, cioè stiamo parlando dei debiti liquidati dall'OSL, siamo attorno ai 10, 11, 12 milioni di euro. E quindi il debito che è stato pagato in questi 5 anni. Però sarebbe interessante capire eh, se domani ci potrà essere un nuovo dissesto. Perché noi siamo preoccupati che domani possa esserci un secondo dissesto, che sarà ben più pesante del primo. E vi spiego il perché. Uno, i debiti CORVES non sono stati pagati, i debiti CORVES non sono entrati nel primo dissesto. Sesto. Per cui questo macigno oh, probabilmente la prossima amministrazione se, se lo ritroverà sopra. Poi la gestione dissennata dei servizi pubblici. Parliamo di acqua. A Bagheria non riceviamo le bollette da due anni e mezzo. Eppure il comune di Bagheria riceve le fatture AMAP da due anni. E non le paga perché non le può pagare. Stiamo parlando di un eh, credito, o, o, di un debito nei confronti di Ama di diversi milioni di euro perché purtroppo l'Amap la, uh, uh, vende a noi l'acqua all'ingrosso. Quindi tutti questi debiti saranno il patrimonio della prossima Amministrazione, saranno, uh, sarà il punto di partenza e purtroppo. È possibile che ci sarà bisogno di ricorrere a forme straordinarie per ripianare questi debiti. Ecco, facciamo adesso un passo avanti. Parliamo della campagna elettorale che è in corso. Ci sono già delle candidature ufficiali, ne arriveranno altre. C'è un dato che secondo me viene fuori subito, quello del civismo. Cioè, I partiti sembra che siano stati messi da parte per queste liste civiche all'interno delle quali c'è tutto il contrario di tutto. Tra l'altro, anche il suo partito, il PD, sembra che si schieri in maniera spaccata. Sì, eh, diciamo che il tema del civismo è un tema molto ricorrente alla società civile che non permea soltanto il dibattito locale, ma anche quello nazionale. Alcuni partiti nazionali, tra cui il mio, si è interrogato se, per esempio, alle europee andare col simbolo del Partito Democratico o provare una coalizione. Ampia di forze che provengono dal mondo civico. C'è un dato. I partiti, soprattutto a livello locale, a livello territoriale, in molti versi hanno fallito: cioè c'è stata una um, gerarchia uh, nazionale e regionale che però non è riuscita ad aiutare le diramazioni territoriali, territori, i circoli dove effettivamente c'erano i tesserati. E, e questo ha provocato una scollatura tra i partiti, tra la base e i vertici. E evidentemente per risolvere i problemi di cui parlavamo prima, dal dissesto, dall'economia stagnante, da, da una situazione anche di povertà diffusa, di criminalità organizzata, di corruzione, di mafia, e, diciamo le vecchie strutture di partito probabilmente in questo momento non sono la risposta giusta e allora meglio puntare su competenza ed esperienza, su gente che magari non ha alcuna testa di partito, ha una sua convinzione ideologica ma che può dare tanto a Bagheria. Allora noi ci siamo sempre chiesti ma perché Bagheria esprime eh, il massimo in termini di cultura, di eh, artisti, di gente che eh, primeggia nelle professioni a livello nazionale, a livello internazionale e invece qui a Bagheria nessuno vuole mettere eh, la faccia per cercare di aiutare Bagheria a crescere. Eh, allora dobbiamo cercare di vincere questa repulsione eh, nei, nei confronti della politica e dobbiamo provare a coinvolgere quanto c'è di meglio eh, nel tessuto sociale e civile. Probabilmente una tessera di partito, probabilmente un simbolo di partito non aiuta, ma noi abbiamo bisogno di quelle risorse, di, di cercare di eliminare le barriere ideologiche per cercare di fare un passo avanti. Questo è il senso del civismo, questo è il ragionamento che è stato fatto molti mesi fa all'interno del mio partito e che ritengo possa avere una valenza eh, ancora oggi. Però è un dato inconfutabile che il suo partito si presenterà in maniera spaccata, quindi c'è il rischio che la sinistra, il PD, che aveva una tradizione straordinaria a Bagheria perda ulteriormente posizioni. Ma questo lo vediamo la partita è molto lunga per ora mi sembra che ci sono molte schermaglie di posizionamenti eh, secondo me la cosa invece eh, importante è ripartire dai contenuti ripartire dai programmi eh, se c'è una cosa di cui manca questa campagna elettorale che è ancora molto soft è proprio, è proprio questo cioè eh, più che parlare di coalizioni, di spaccature di partiti, di civismo eh, secondo me bisognerebbe un po' fare, eh, eh, tutti noi, a cominciare dai politici, eh, un po' cercare di riflettere sulla bagheria del futuro, su cosa noi proponiamo, su come uscire da questo pantano, uscire da questa palude, perché dovremmo dividerci non sulla scotta di un'ideologia o di, eh, un, eh, di un simbolo di partito, ma sulle idee. Perché sulle idee, confrontandoci magari e eh, con il dialogo, riusciamo a trovare l'idea vincente, l'idea che serve a Bagheria per uscire da questa grande situazione di crisi. Quindi confrontiamoci sulle idee, noi ci confrontiamo con tutti. Quali sono secondo vista. lei le emergenze che dovrà subito affrontare il nuovo sindaco? Allora, il, le emergenze saranno tante, però partiamo intanto da una città che sicuramente pulita non è. Eh, diceva il sindaco 5 è stata introdotta la raccolta differenziata siamo Sicuramente... intorno al 38% che è un, un dato buono rispetto al, all'inizio quando partivamo dal 4% Sì, diciamo che dopo 5 anni il 38% è un il dato, il dato regionale al dicembre 2018 parla di eh, 24% e su base annuale ancora di meno quindi questi dati sono dati che come al solito sa solo il sindaco, quindi se li tiene lui e quindi la cui verificabilità sono, è, è praticamente nulla, quindi eh, da questo punto di vista non so confermarlo, però sicuramente c'è un dato, il paese è sporco, il paese ha bisogno di spazzamento, il paese ha bisogno di recuperare le periferie e eh, sicuramente eh, pensiamo che il, mh, mh, la risoluzione data del problema sia una risoluzione, sia una risoluzione sbagliata. Riteniamo che eh, l'AMB, eh, fare l'AMB è stata oh, una, una follia perché eh, non si costituisce una società il cui unico socio e il cui unico cliente è in dissesto. Eh, evidentemente nel momento in cui va in banca con eh, una società il cui unico socio e il cui unico cliento, eh, cliente è in fallimento, evidentemente non ha possibilità neppure di di eh, operare degli investimenti in questo settore, investimenti che sono assolutamente necessari. Quindi da questo punto di vista bisognerà ripensare il servizio, bisognerà puntare sulla tariffa puntuale per come prevede la legge, cioè eh, eh, bisognerà distribuire dei mastelli personalizzati dove ognuno sarà riconoscibile con i codici a barre. E eh, pagare in funzione di ciò che si, eh, si eh, conferisce per come prevede la legge, e come tutti i comuni siciliani stanno facendo con altri sistemi eh, come per esempio la gara, la gara europea sulle zone blu qual è la vostra posizione Ma le zone blu sono una, una follia perché non puoi spendere 80.000 euro di, di, di piano urbano del traffico che prevede tutta un'altra cosa e poi fai le zone blu a tappeto le zone blu sono servite e servivano in quel momento storico a finanziare eh, a finanziare l'AMB eh, noi non siamo contrari alle zone blu ci, ci devono essere le zone eh, più pregiate, più preziose, che devono essere individuate e che possono servire sicuramente eh, a sviluppare meglio il traffico. Ma queste zone devono essere pensate sulla scorta di un piano che già abbiamo. Quindi prendiamo questo piano, cerchiamo di applicarlo non soltanto alle zone blu, ma per, per quanto riguarda i parcheggi, per quanto riguarda eh, la, la mobilità, la, la, la mobilità leggera, per quanto riguarda la mobilità ecosostenibile. Cerchiamo di implementare anche un servizio pubblico. Noi abbiamo una frazione aspra di cui non se ne parla mai, ma che è una frazione abbandonata, una frazione isolata. Io ricordo che noi come Partito Democratico addirittura abbiamo dovuto affittare un pulmino e metterlo a disposizione dei bambini perché i bambini non potevano raggiungere la scuola. E allora le zone blu possono essere uno strumento importante se è adeguatamente pianificato, se è adeguatamente, adeguatamente programmato. Non possiamo spendere eh, migliaia di euro per un piano che poi mettiamo nel cassetto. Così anche il piano regolatore, così tante altre cose. Cioè il modus operandi di questa amministrazione è svegliarsi una mattina e inventarsi un provvedimento senza averlo studiato prima. Dobbiamo passare dall'improvvisazione, dall'incompetenza, alla competenza e all'esperienza. Con tutte queste emergenze che il nuovo sindaco dovrà necessariamente affrontare, per quale motivo, io lo chiedo a lei che sì. è fuori dai giochi, per quale motivo... Ci sono parecchie persone che vogliono a tutti, a tutti i costi fare il sindaco. Eh, questa, questa è una bella domanda perché probabilmente ecco, chi è il... Fa il tecnico, diciamo, fa l'amministrativo, evidentemente capisce che sono. Io penso e voglio spare bene, nel senso che sia un amore grande nei confronti della città. È il servizio più alto: eh, mettersi in gioco per la città, ecco, o abbandonare eh, quelli che sono gli affetti, quelle che sono le priorità familiari per un bene più alto. E spero e credo che tutti i candidati sindaci possano eh, aspirare a questo servizio supremo. Io oh, voglio. Fare l'esempio di, di La Pira, per esempio, no, un sindaco straordinario che ha dato tutto, dato tutto in maniera uh, concreta, ecco, eh, lasciando un ricordo indelebile nella storia di, di Firenze, non soltanto di Firenze. Eh, però, ecco, noi, chi, chi, chi ce lo fa fare? Ma anche a candidarsi a fare il consigliere comunale, chi ce lo fa fare oggi? C'è da, da guadagnarsi poco, c'è da guadagnare poco in politica e c'è da perdere molto. In immagine, e eh, non soltanto. Da tanti punti di vista, però oggi Bagheria ha bisogno dei bagheresi, ha bisogno che i bagheresi di buona volontà eh, si mettano in gioco nel dire il meglio di sé, perché c'è tanto, Bagheria ha tantissimo e questo tantissimo può diventare tantissimo per tutti e non per pochi. Un'ultima domanda, cosa augura al nuovo sindaco? Ma auguro al nuovo sindaco di eh, fare una squadra importante, una squadra di assessori consiglieri che eh, guardino i problemi con competenza, che non si trincerino dietro a divisioni ideologiche, a divisioni personali o a scaramucce di partito e che mettano al centro la città, mettano al centro Bagheria e mettano al centro un'idea nuova di Bagheria. Dicevo prima: Bagheria tanto eh, le nostre. Ville, eh, Monte Catalfano, la nostra costa, eh, aspra, eh, sono delle, delle risorse enormi per non parlare della nostra storia, per, per non parlare di Giuseppe Tornatore, di Ruttuso, di Ignazio Buttitta però dobbiamo provare a mettere tutto a sistema. Partiamo dall'esistenza no? da, da quello che, che esiste. Non dobbiamo creare chissà cosa, ma bisogna creare un sistema tra eh, le cose importanti che abbiamo e che devono diventare. Volano per lo sviluppo di Bagheria. Va bene, io ringrazio Orazio Amenta, segretario di Bagheria del Partito Democratico, ringrazio per la parte tecnica Giuseppe Rizzo e Ignazio Ficano. Arrivederci alla prossima puntata.